Sapete, ragazzi, che io non amo particolarmente tanto fare questa tipologia di video, ma mi sono sentito in dovere. È successa una cosa abbastanza grave e in molti non si rendono conto di quanto sia grave una cosa del genere. E sto parlando un po' del web in generale, di quello che viene scritto e di che cosa fa la gente effettivamente sul web. Ragazzi, sappiate che qualsiasi cosa fate, anche se siete dietro un monitor, siete dietro un telefono, siete dietro una tastiera, quello che vi pare, siete rintracciabili. Denunciabili e qualsiasi cosa facciate, vi beccano. Cioè, se qualcuno vuole, vi denuncia e cercano e ricercano, vi beccano. Con questa grossa parentesi iniziale doverosa, vi racconto quello che mi è successo. E dato che c'entra moltissimo StumbleGuys, non so adesso come chiamerò il video, come farò la miniatura, però sì, c'entra pienamente StumbleGuys e TikTok. Diciamo che i due protagonisti di oggi, a parte il geniaccio che ha fatto quello che ha fatto, sono StumbleGuys e TikTok. Quindi direi, facciamoci una partita e vi racconto la storia. Allora, diciamo che ultimamente una cosa che mi sta particolarmente sulle scatole, ecco, tra l'altro la partita non la trova, va bene, è che molti scaricano contenuti altrui e li ricaricano su TikTok. Ragazzi, questa cosa è denunciabile. Sia se state prendendo un contenuto con una faccia, con una facecam, e lì è ancora più grave, ma anche se è un contenuto, un edit, una cosa buttata lì, raga, cioè, vi può denunciare la gente, cioè se qualcuno può attestare che quel contenuto è suo e vi denuncia, è pericoloso, raga, cioè state attenti a quello che caricate sul web e a quello che fate in generale, ok? State attenti perché ribadisco, molti prendono molto sotto gamba questa situazione qui perché dicono boh, vabbè, ma io sto su internet, ma chi me becca? State attenti, raga, io ve l'ho detto. Poi, detto questo, che cosa è successo? È successo che praticamente c'era sto ragazzo, sto account, che ricaricava non dei miei gameplay, prendeva dei gameplay di alcuni pro player e ci metteva sopra la mia faccia, la mia facecam, ma non che parlavo, sotto c'era la musica, c'era solo la mia faccia appunto che diceva cose ma non si sentivano nel video. E il problema è che poi alla fine del video spammavano hack di StumbleGuys con dei link. Ora io non credo che quei link portavano effettivamente all'utilizzo degli hack, semplicemente era scam, cioè scammava la gente. Questo con la mia faccia scammava la gente. Quindi già stava facendo una cosa gravissima ad utilizzare la mia faccia. È una cosa gravissima, ragazzi, questa cosa sul web. Cioè, quando ricaricate contenuti altrui, o ci fate un edit, per esempio su TikTok vanno molto di moda gli edit, che ne so, uno prende un po' di gameplay, li monta, li edita. Ci mette una musichetta sotto e lì già può essere una cosa carina, ma occhio a quello che fate, perché se poi beccate quello a cui girano le scatole, credo che vi blocchi, vi denunci e faccia tutto quello che può fare. Attenzione, perché qui non è che stiamo parlando di abuso di potere o chissà che cosa, cioè non farebbe nulla di sbagliato chi denuncia per queste cose, attenzione. Quindi questo non solo appunto stava prendendo la mia faccia e tra l'altro stava spammando anche un gameplay non suo, ok? Ma scammava anche la gente. E lo dico, raga, sto video lo faccio soprattutto perché quei video purtroppo qualcuno, perché poi ne ha spammati tipo a una decina, qualcuno ha raggiunto grosse visualizzazioni. La maggior parte stava ferma sulle decine di visualizzazioni, cioè proprio se avete presente quei classici video da 20-30 visualizzazioni, cioè proprio non se li filava nessuno. Però invece ce ne sono stati un paio che hanno fatto tante visualizzazioni. Uno addirittura ha superato il milione di visualizzazioni. E sapete qual è la cosa bella? È che io ho segnalato ovviamente tutto ciò a TikTok. Non mi ha mai filato, cioè guarda, queste qua sono state tutte le mie segnalazioni. Non sono state prese in carico. Alcune, dato che mi aiutava Serena anche a spammare le segnalazioni, anche i moderatori mi hanno aiutato a segnalare. Qualche video gli è stato rimosso, ma poi prontamente li ricaricava o comunque ne caricava altri. Da un punto di vista dell'account TikTok inizialmente non ha fatto nulla, poi ho trovato il contatto per contattare TikTok e in neanche un'ora bannato, insta bannato o ovunque. Insomma, diciamo che ero lì lì dal denunciarlo perché appunto non stavo riuscendo a risolvere la situazione. TikTok non mi ascoltava, poi il tutto è successo in un fine settimana e nei fini settimana evidentemente le assistenze non è che lavorino benissimo. E quindi non trovando una soluzione vi dico che il lunedì sarei andato tranquillamente a denunciare, ma perché è una cosa gravissima. Tra l'altro, se io non prendo immediatamente le distanze da queste cose con una denuncia, quindi qualcosa che attesti effettivamente una mia denuncia e quindi una mia presa di posizione,
posizione, anch'io rischio, regà. Cioè, rischio grosso, perché poi se qualcuno di quelli scammati denunciava, e quelli magari arrivavano a me e dicevano: perché fai sti video? Vai gliela spiega poi che non sei te. In qualche modo poi glielo spieghi che non sei te. Però è una rottura di scatole. Cioè, capite che poi diventa una rottura di scatole. Cioè, per carità, ribadisco, io non avrei rischiato nulla, perché poi basta che fai un po' di indagini e lo capisci che non ero io a caricare quei video. Però comunque era una rottura di scatole. Cioè, sicuramente rimaneva una grandissima rottura di scatole. Quindi, oltre a stare attenti a quello che caricate voi sui social, ma a prescindere questo, che stiate scaricando contenuti altrui, ma a prescindere, cioè, qualsiasi cosa carichiate sui vostri social, state sempre attenti, ok? Perché poi diventano di dominio pubblico. State attenti anche a quello che vedete, perché purtroppo molti hanno pensato che fossi davvero io. Cioè, allora, la maggior parte no, sarò sincero. La maggior parte, anzi, mi segnalava la cosa, e ringrazio tutti quelli che effettivamente hanno segnalato. Quando vedete queste cose, taggatemi, cercate di farmi arrivare quella situazione, perché ovviamente è gravissima. Però anche voi, ragazzi, state attenti a qualsiasi cosa voi vediate sul web, perché poi è un attimo e la gente prende non solo la mia cam, ma la cam di qualcuno o il video di qualcun altro, lo decontestualizza completamente e vi frega. Quindi state attenti ai link che cliccate, state attenti a tutto quanto, anche perché ormai ci sono molte più truffe online che nella vita reale, ragazzi. Cioè, ormai i vecchi ladri che conoscevamo tutti ci sono ancora, purtroppo, perché ci sono ancora, ma si stanno tutti, come posso dire, modernizzando. Ormai i ladri di una volta si stanno spostando tutti sul web, quindi state sempre attenti a quello che cliccate, quello che scaricate e quello che fate, appunto. Quindi occhio, 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 occhio. Molto attenti. Detto questo, ragazzi, ribadisco, state particolarmente attenti anche a quello che caricate voi. Cioè, quindi, non è che se vedete che quello lì allora lo faceva, o magari vedete qualcuno che lo fa, allora lo fate pure voi. Eh no, perché a questo gli ha detto bene, che poi ho trovato il contatto di TikTok, l'hanno bannato, l'hanno bloccato, e ok. Ma io dalle prossime volte, dato che ormai ho imparato la lezione, raga, io probabilmente partirò anche direttamente con la denuncia. Ma non è neanche una questione di essere cattivi, raga. Cioè, non è che uno vuole essere cattivo. È che sono cose che non si fanno, che possono mandare tranquillamente nei guai qualcuno, in questo caso magari me. Poi, per carità, ribadisco, la situazione si risolverà. Però non è neanche una questione carina, quindi attenti. State attenti, ragazzi. Comunque, nel frattempo, mentre parlavo di questa cosa, che comunque mi ha impegnato parecchio, perché ve la volevo raccontare in un certo modo, prima siamo arrivati in finale. Non dico che stavamo per vincere, però comunque ce la siamo giocata. E anche adesso siamo arrivati in finale, raga. GG, siamo migliorati ormai. Questo va detto, ormai siamo migliorati un sacco su Stumble. E quindi per quello vi dicevo che i protagonisti purtroppo sono TikTok e Stumble Guys, perché ricaricava sti gameplay di Stumble. Vabbè, detto questo, no. Vabbè, niente, ragazzi. Purtroppo quando mi prendono gli spuntoni poi non riesco mai a vincere. Mi sono distratto un attimo, mi sono fregato da solo. Detto questo, vorrei ringraziare in parte TikTok, perché poi sono intervenuti immediatamente. Appena ho trovato il contatto diretto sono intervenuti istantaneamente. Un po' meno, perché comunque le segnalazioni basic sull'app funzionano e non funzionano. Funzionano poco, però funzionano. Qualche video ero riuscito a bloccarglielo. Tra l'altro il tipo mi aveva proprio preso di mira, perché io inizialmente ho provato a minacciarlo. Gli ho scritto subito nei commenti: guarda, Chicco, che io qua mo ti blocco, ti faccio bannare, potrebbe scattare anche la denuncia, gli ho detto. Ora non so se non avesse capito quello che gli ho scritto, ha messo like al mio commento e ha iniziato a commentare i miei TikTok col cuore, l'ovvio, cioè proprio a prendermi in giro. E va bene, un grande, ragazzi, un grande questo. Quindi, raga, attenti a quello che fate su internet, siete rintracciabili sempre e comunque qualsiasi cosa facciate. Con queste cose rischiate grossissimo, raga. Dipende poi da paese a paese, da legge a legge, ma in Italia, lasciando il fatto che la polizia postale in Italia, io ho sentito storie, so fortissimi, ma credo un po' anche in tutto il mondo, perché poi tanto è lo Stato, in quel caso poi può andare a indagare ovunque, vedere qualsiasi cosa, quindi state attenti. E poi io vi ricordo che ci sono state storie proprio negli ultimi anni dove c'è stata gente denunciata per dei semplici, dico semplici,
tra virgolette, perché gli insulti non sono mai una cosa semplice, ma per una cosa così, quindi come un insulto, che online ne vediamo tantissimi, ci sono state persone che si sono impuntate, hanno denunciato quelli che hanno semplicemente, ribadisco, insultato, ma ribadisco, non voglio sminuire gli insulti, ci mancherebbe, però per far capire che è un'azione molto purtroppo semplice da fare, che uno basta e si mette lì, insulta e basta. Per degli insulti c'è gente che ha dovuto pagare multe salatissime, non so neanche se rischi qualcosina in più, ma credo proprio di sì, soprattutto per l'impersonificazione di un'altra persona, ragazzi. Quello penso sia proprio la cosa più grave di tutte. E quindi niente, raga, era anche un video un po' per mettere voi in guardia su queste cose. Un po' è stato anche uno sfogo mio e un po' perché ve lo volevo raccontare. Detto questo, ragazzi, per me è tutto. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto e noi ci ritroviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao, ragazzi!